Allora, cominciamo adesso una parte importante di questo corso, che è quello relativo alla definizione dei criteri di rottura. I componenti meccanici si rompono, vanno incontro a rotture, bisogna progettarli per evitare il più possibile queste rotture. Abbiamo necessità di avere dei parametri che ci consentano di stabilire la capacità di resistenza dei pezzi che noi andiamo a disegnare. Questi infatti li trovate scritti come criteri di rottura, criteri di resistenza. Qualcosa avete già visto quando avete scritto con Mises. Adesso ampliamo un pochettino il discorso. Qual è il problema? Quando voi fate la prova di trazione, è una prova che è di questo tipo, cioè una prova di trazione uniassiale. In sostanza voi applicate un carico in una direzione, su un provino definito, e andate a misurare di quanto si allunga questo provino, andate a misurare il carico di slabamento, misurate una serie di grandezze che diventano grandezze limite della progettazione. Noi l'abbiamo visto degli esempi quando abbiamo nella prima lezione, in cui trave sottoposta a trazione dimensiono la sezione in maniera tale che la mia sigma sia inferiore al carico di serramento, o sia minore o uguale della sigma ammissibile. La sigma ammissibile mi viene fuori da prove sperimentali, cioè carico di trazione, prova di trazione. O per esempio posso avere delle prove che sono misure di durezza. Vedremo anche altri tipi di misure. In sostanza queste prove, poiché devono essere fatte in laboratorio, e il laboratorio può stare qui, può stare in Australia, può stare in Giappone, sono prove standardizzate, cioè sono ben definite, richiedono geometrie ben definite. L'avete visto sicuramente quando avete fatto il corso di metallurgia, la prova di trazione, che in maniera tale da poter consentire a laboratori in differenti posti del mondo, con differente personale, di misurare le stesse grandezze. Sono tutte prove di tipo uniassiale. Cioè, vale a dire, la prova di trazione, che è quella che voi conoscete meglio perché l'avete vista, è una prova che ha carico agente solo ed esclusivamente in una direzione. Le misure che fate sono in quella direzione. La epsilon che misurate, delta L, è nella stessa direzione del carico, delta L su L. Si può misurare anche la contrazione, ma fondamentalmente voi avete una sigma X che agisce sul componente, le altre sigma sono nulle, almeno in campo lineare elastico. In realtà non è proprio così. Però quello che voi avete visto, questa l'avete definita come prova uniassiale. Nella realtà un componente meccanico è caricato con carichi generici, l'abbiamo visto, momenti flettenti, momenti torcenti, sforzi vari, per cui lo stato di sforzo che voi trovate sul generico elementino è di questo tipo. Avete degli sforzi normali e degli sforzi tangenziali. Ora il problema è: come faccio a collegare questo stato di sforzo generico del agente sul mio componente con i dati che io ho del materiale? Perché se voi andate a comprare un acciaio, i dati che vi vengono dati sullo snervamento, sulla rottura, sull'allungamento, provengono da prove di trazione di questo tipo, uniassiali. Il vostro pezzo invece è caricato con carichi triassiali. Allora, se io ho una trave caricata assialmente, del materiale conosco lo carico di snervamento, posso dimensionare la sezione in maniera tale che la sigma generata dal mio carico sia sotto il carico di snervamento.
perché non ho problemi a mettere in relazione la sigma con quella universale. In questo caso, quale sigma confronto con lo serramento? Confronto la più grande? Confronto le tau? Un insieme di queste? Allora, cosa sono questi criteri di rottura o criteri di resistenza che dir si voglia? Sono l'elemento che mi consente di collegare lo stato critico di questa tensione allo stato critico misurato con prova uniassiale. Perché questo? Perché io non posso fare prove triassiali sul materiale. Perché, guardate bene, dovrei prima aumentare questo e tenere fermi gli altri, poi fare il viceversa, ci avrai infinite prove, non è pensabile. La cosa più semplice è fare una prova di tipo uniassiale, collegare i punti critici di questa prova uniassiale con lo stato di tensione triassiale, in maniera tale che io posso dire che questo si rompe quando si rompe questo. Mi serve una funzione di collegamento, un criterio di rottura, un criterio di resistenza che mi consenta di collegare le due cose. Qui ve l'ho scritta per benino. Io dico che il collasso di un componente, cioè di un pezzo generico, avviene quando il massimo valore di un certo modulo meccanico, che può essere il carico di serramento, la sigma ammissibile, una deformazione, quando questo valore opportuno del modulo meccanico nello stato di tensione interassiale diviene uguale o supera lo stesso modulo meccanico che produce il collasso in uno, questo qui c'è un errore, in uno stato di tensione uniassiale. Cioè vado a dire, io dico che un pezzo, molto banalmente, il mio componente si romperà quando le condizioni di carico triassiale saranno tali da generare la stessa situazione di crisi, di collasso che si ha nel caso uniassiale. Il criterio di rottura mi serve a collegare le due cose. Devo ripetere? Ok, ripeto. Qual è la cosa importante? Vediamolo qui un attimo. Se riesco a trovare. Ecco. Allora. Io ho fatto la prova di trazione uniassiale di un componente, ho preso il provino, l'ho tirato lungo l'asse del provino, ho determinato una curva, che è la mia curva sigma epsilon ingegneristica. Il mio sigma ammissibile ho deciso che è questo, il mio sigma limite. Questo valore per me è il limite, non voglio nella progettazione del mio componente superare questo limite. Se io prendo una trave a sezione rettangolare, circolare, come volete, la tiro e applico un carico F, per me diventa facile stabilire qual è l'area, perché la sigma dovuta ad F sull'area deve essere minore o uguale del mio sigma limite. Io questo lo posso fare tranquillamente, metto il valore uguale, quindi troverò l'area minima che mi consente di non superare questo sigma limite. Nel caso uniassiale, perché questo è un caso uniassiale, il mio caso uniassiale lo confronto con la prova uniassiale, giusto? Direttamente. Il problema qual è? Se io invece di avere questa forza F fatta così, ho dei carichi generici. Se io ho questo stato di tensione, come faccio a trovare una sigma da confrontare con questo limite? Per rispondere a questa domanda sono nati una serie di criteri, sono i criteri di resistenza, ce ne sono tanti, diversi, sono standardizzati, ci sono quelli per i serbatoi, li vedrete. Noi ne avremo alcuni di questi.
quelli di uso più comune. Voi uno di questi criteri lo avete già visto, che è quello di von Mises. Quindi dobbiamo definire un criterio che mi consenta di fare il confronto tra uno stato di sforzo triassiale e i parametri del materiale che io userò per costruire il pezzo, che sono in realtà provenienti da prove di tipo uniassiale. Come faccio a collegare le due cose? Devo trovare una qualche funzione, una qualche relazione. Quindi i criteri di resistenza o teorie della rottura servono a questo, definiscono un legame tra lo stato tensionale e la sua pericolosità. Per cui devo vedere quanto è pericoloso il mio stato di tensione triassiale. Voi avete visto che un generico stato di tensione è rappresentato da una matrice sigma, in cui ci sono le sigma x, y, z e le tau. Questa matrice io la devo considerare con un valore che mi viene fuori dalla prova uniassiale, un numero. Quindi devo trovare una funzione scalare che mi consenta questo confronto. Questa funzione scalare è quello che viene chiamata tensione equivalente o ideale. La sigma equivalente di von Mises è la funzione scalare che mi consente questo confronto. Quindi la funzione che mi consente il confronto la chiamerò tensione equivalente. Il valore critico del materiale lo chiamo come tensione limite, sigma limite. Guardate qui, torna a quello che abbiamo detto prima, il rapporto tra la tensione limite del materiale e la tensione equivalente, questa volta, mi dà il coefficiente di sicurezza della struttura, quel famoso n che abbiamo visto nella prima lezione. Forse qui capite meglio da questa linea. Questa è il caso uniassiale, che rappresenta anche la prova di trazione. Questo è il carico, la tensione pluriassiale. Qui l'ho rappresentata con gli sforzi principali, perché nella terna principale sapete bene che le tau sono nulle, quindi mi sono messo in una situazione più semplice. Le relazioni li scriverò con le tensioni principali, ma non perché non si possano scrivere diversamente, sì. Per una questione di semplicità, ho meno termini. Tutto qui. Quindi questo è il caso uniassiale. Attraverso la sigma equivalente io mi riporto al caso pluriassiale. Questo è un generico stato di sollecitazione che ho chiamato A, che è funzione dei valori sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Se io ho un altro stato di tensione con tre diversi sigma, i due stati di tensione sono ugualmente pericolosi se le due funzioni FA e FB sono uguali. Cioè le sigma all'interno possono cambiare, ma se le FA e FB sono uguali, lo stato di pericolosità dei due stati di tensione è identico. Quindi ribadisco quanto ho detto prima, guardate, sto ripetendo sempre le stesse cose per farvele capire bene. Il carico equivalente, quindi la sigma equivalente, mette in relazione questo caso uniassiale, lo stato di pericolosità del caso uniassiale, con lo stato di tensione triassiale. Quindi lo stato di pericolosità di questo viene messo in confronto con lo stato di pericolosità di questo attraverso la sigma equivalente. La sigma equivalente, quindi, che è funzione di sigma 1, sigma 2 e sigma 3, deve essere uguale o minore o uguale della sigma limite del materiale o della sigma di progetto, quella che noi abbiamo scelto come limite, che può essere il limite elastico, può essere lo snervamento, può
può essere una sigma di progetto divisa per un coefficiente di sicurezza, quello che sia la mia sigma D. Quindi la sigma che viene fuori da questo stato, attraverso la sigma equivalente, la metto in relazione con il limite che viene dalla prova uniassiale. Ripeto, a che serve un criterio di rottura o un criterio di resistenza? Io ho da un lato informazioni sul materiale che provengono da prove uniassiali, dall'altro lato ho stati di tensione su un qualunque pezzo meccanico che in genere non sono uniassiali ma sono pluriassiali. Devo mettere in relazione lo stato di pericolosità del carico pluriassiale con le informazioni che ho dalla prova di trazione. Per farlo ho bisogno di una funzione che mi metta in relazione gli stati di pericolosità. Questa funzione è la sigma equivalente, che è espressa secondo certi criteri che vedremo. Questi criteri hanno dei campi di validità e quindi dei campi di applicabilità. In quei campi possiamo usare questi criteri per mettere in relazione i due stati di tensione. Qui storicamente vedete rappresentati 6 criteri di rottura, noi ne faremo soltanto 4, faremo solo quelli due, i primi due e gli ultimi due. Ci sono anche questi per questioni soltanto storiche. Ce ne sono altri oltre a questi. Per particolari componenti meccanici che sono standardizzati, stanno in normativa, esistono anche altri criteri. Noi vedremo essenzialmente questi 4: la massima tensione normale, il criterio della massima tensione tangenziale, il criterio dell'energia di distorsione o criterio di Gomises e il criterio di Morcoulomb, che è in sostanza un'estensione di questo di Tresca. Forse l'avete sentito nominare questo principio. Vediamo il primo, poi ci fermiamo un attimo. Allora, che dice il criterio della massima tensione normale? Una cosa molto banale, la più semplice che potesse venire in mente. Io ho uno stato di tensione triassiale, cioè ciò sigma, ripeto e ribadisco, quello che qui scrivo con gli sforzi principali vale anche in coordinate generiche. Aumentano i termini, perché invece di sigma 1, sigma 2, sigma 3 avrò sigma x, y e z e poi le tau. Chiaro? Ma il criterio si può scrivere nello stesso modo. La cosa più banale qual è stata? Io ho uno stato di esposto triassiale che mi dà 3 tensioni principali, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Prendo la più grande delle 3 e la confronto col sigma limite. Se la più grande delle 3 supera il sigma limite, io rompo. Se la più grande delle 3 è sotto il sigma limite, il sistema non rompe. Chiaro? Qui è scritto meglio. Il collasso dello stato multiassiale di sforzo è previsto che avvenga quando il massimo sforzo principale, quindi il più grande dei 3, diventa maggiore o uguale al massimo sforzo normale che si ha al collasso di un provino dello stesso materiale sottoposto a prova di trazione uniassiale. Che vuol dire? Traduco: c'ho la mia brava prova di trazione, ho trovato per esempio il carico di snervamento, il carico di snervamento è il mio carico limite. Io ho uno stato di sforzo triassiale, prendo il più grande delle sigma che ho, se ho fatto i cerchi di Mohr la vedo subito, è quella che sta a destra del diagramma, la sigma 1, se l'ho ordinato secondo le sigma come li ordino sul cerchio di Mohr, le tensioni principali, di solito la sigma 1 è la più grande, però la sigma 3 potrebbe essere la più grande negativa, attenzione, quindi prendo la più grande delle 3, la confronto con il carico limite. Se la più grande di queste 3 mi supera il carico limite, il pezzo si rompe in quella sezione. Attenzione, questa teoria va bene per i materiali fragili ma non per i duttili. Questa fondamentalmente è nata per i cubetti di cemento. Vediamo di rappresentarla graficamente questa condizione.
Quindi la mia sigma equivalente qui qual è? Il più grande di questi tre. Ok? Quando la sigma equivalente diventa uguale alla sigma limite, sto sul limite, la mia superficie limite, quando lo supero rompo. Al di sotto sto in sicurezza. Il coefficiente di sicurezza è sigma limite diviso sigma equivalente. Chiaro? Devo ripetere? La cosa la possiamo rappresentare in questo modo. Nello spazio il criterio di Rankine è rappresentato da un cubo. Tutti i punti all'interno del cubo sono punti di non rottura. Il cubo è la superficie limite. Fuori da questo cubo io ho rottura. Attenzione, qui ho supposto, cioè un cubo, questo non è un cubo quello che vedete, vi spiego subito perché. Se io ho un materiale che ha un carico di limite di trazione più piccolo di quello di compressione, chiaramente sulla parte di compressione c'è più spazio. Ve lo faccio in campo bidimensionale così capite meglio. Supponiamo che il mio sigma limite è rappresentato da un osservamento, caso bidimensionale, c'ho soltanto sigma 1 e sigma 2. Se il mio limite è l'osservamento e a trazione e compressione l'osservamento è uguale del materiale, io ho un quadrato. Tutte le coppie sigma 1 e sigma 2 che sono all'interno del quadrato non sono pericolose. La superficie limite è questa, il quadrato. Fuori dal quadrato, sicuramente, se uno dei due punti, o sigma 1 o sigma 2, mi va fuori dal quadrato, io ho rotto. Se il materiale a compressione resiste di più, non ho più un quadrato, ma le parti negative sono più grandi. Cioè significa che questo diventa più lungo, per esempio. In realtà dovrei fare più lunga anche questa, eh? Cioè le parti negative sono più grandi. Ancora una volta, i punti all'interno di questo, di questa figura, di questo rettangolo, di questo quadrato, che non è più simmetrico rispetto all'origine ovviamente, perché lo sollevamento a compressione è maggiore di quello a trazione. Ancora una volta i punti all'interno di questo quadrato sono punti di non rottura, fuori sono punti di rottura. Chiaro? Quindi prestate attenzione a questa cosa. Qui la vedete scritta in questo modo. Che vuol dire? Io qui ho assunto un materiale che ha un carico di tensione limite a trazione e un carico di tensione limite a compressione diversi. In questo caso, poiché io ordino gli sforzi principali in maniera decrescente, sigma 1 è il più grande, sigma 2 è quello intermedio, sigma 3 è quello più piccolo, però più piccolo perché potrebbe avere un meno davanti, ma potrebbe essere più grande il sigma 1 come valore assoluto. Quindi io devo scegliere, prenderò o sigma 1 o sigma 3, quale dei due in valore assoluto è più grande, e lo vado a confrontare con il limite di trazione o con il limite di compressione. Se sigma 1 supera il limite di trazione ho rottura, se sigma 3 supera il limite di compressione ho rottura. Chiaro? Direi di riposarci un